Allora, il secondo video succede ai principianti, non ho cambiato le batterie prima e la macchina mi ha tradito. Stavamo dicendo un modo per rianimare questa via Roma, come dicevi tu, in questa festa, vabbè, che capita anche per l'occasione, però per rendere viva, diciamo, questa zona di Cutro, perché oggi c'è il musicista Vaccaro, ma ho saputo che anche in altre serate ci sono state delle iniziative. Sì, in altre serate, infatti, queste mostre collettive iniziano a febbraio. La prima mostra si intitolava Scherzi d'arte, la seconda in occasione della festa delle donne te le svelate, questa a maggio, tra aprile e maggio, il filo dell'arte. Sono mostre collettive che sicuramente danno la possibilità di creare questo movimento sia all'interno della bottega che all'esterno. E poi, ripeto, con la collaborazione di Giuseppe Vassapole, gestore del bar Il Puttino qui di fronte, abbiamo veramente dato vita a questa via che è una via veramente bellissima, secondo noi veramente da valutare e da tenere in considerazione. Noi vogliamo creare assolutamente qualcosa in più in questa via. Sogniamo di nominare questa via la via dell'arte perché lo merita. Lo merita, per adesso insomma, non abbiamo tanta animazione, non ci sono ad esempio negozi vicini, ecco. È un po' abbandonata, c'è cioè la chiesa delle Monachelle che è una grandissima chiesa, bellissima e antica. Però ecco, non c'è tanto vita, non c'è tanta vita. Noi cerchiamo di crearla proprio con la collaborazione di tanti, in particolar modo degli artisti che ci danno veramente una grande gioia quando sono qua. Appunto si sta creando, sta partendo da te, dal tuo amico del bar, questa rinascita di questa via, all'insegna anche dell'unione fa la forza, L'unione perché di fa la forza. solito magari tra vicini di negozio nasce un'invidia, invece voi avete anche, come dire, capovolta questa cosa che poi è negativa, diciamo, per la crescita di un paese. Assolutamente, per la crescita di un paese ci vuole collaborazione, ci vuole innanzitutto rispetto e bisogna capire, afferrare quello che è davvero necessario per un paese. Secondo noi l'arte fa crescere, l'arte è una cosa che non deve assolutamente essere né frenata né essere coperta, nascosta, no, bisogna evidenziarla, bisogna farla vedere, bisogna farla conoscere a tutto, specialmente al popolo cutrese che ne abbiamo veramente bisogno. L'arte prima di tutto e dopo vengono tutte le altre cose, perché l'arte sensibilizza l'animo umano. Quindi se c'è tutto questo, tutte le altre cose secondo me prenderanno una buona strada. Hai già programmato da qui alla fine, perché la mostra durerà, dicelo tu, fino al Dal 21 21. aprile fino al 21 maggio, quindi sì, questa Gli mostra. orari? Gli Così orari diamo. dalle 9 del mattino fino a mezzogiorno e dalle 4 del pomeriggio fino alle 20:30. E in occasione di queste serate della festività del Santissimo Crocifisso, la serata si prolungherà fino a E ci mezzanotte. saranno altre manifestazioni qui sulla via, come quella di stasera, ci stai pensando Sì, ci come? stiamo pensando, stiamo collaborando con appunto il mio amico Giuseppe e quindi sono sicura e certa che la nostra unione farà la forza. Diamo una notizia anche per convincere di più i nostri amici a venire a vedere la mostra. Troveranno sempre te, la bellissima Dorotea Li Causi. Sei gentilissimo, però è da prendere in considerazione seriamente il fatto che qui è avvenuta una cosa straordinaria. La prima volta a Cutro che si sono ritrovati 21 artisti di grandissimi livelli in questa via Roma di Cutro. Quindi prendiamo in considerazione questa presenza. Te li ricordi tutti? Ce la E ci facciamo? proviamo, Gaspare Brescia, Francesco Giordano, Linor, Nisotti, Gianni De Paola, Giuseppe De Filippo, Rocco Stranieri, Angela Carbone, c'è Rossella Ducà, poi Antonio Lamotta, Giacinto Comparola, Nino Audia, Valentina Siniscalchi, Antonio Giappà, Marcello Corigliano, Giovanna Enrigo, Franca Vrenna, Teresa Grotteria e spero di non aver, ecco, Dorotea Li dimenticato Causi. nessuno. ci sono anche i miei quadri esposti, Come questo bellissimo che hai dietro di te. Siamo in chiusura, non ti rubo più tempo. Ci racconti un attimino, in due parole, questo
quadro che mi ha colpito tantissimo personalmente. Questo quadro nasce in un particolare momento felice della mia vita, e i colori infatti sono piuttosto vivaci, c'è questo rosso passione, questo verde e questo colore chiaro della pelle della donna che fuoriesce quasi dal quadro, da questa sensazione quasi tridimensionale. E poi il volto della donna che esprime veramente quella serenità e quella tranquillità che... Nasce a mente o è una donna che esiste? No, questa donna l'ho estrapolata da una piccolissima immagine che avevo già visto in un giornale e poi l'ho interpretata in maniera personale ingrandendola in questa tela e poi vestendola con questi drappi rosso e verde con questo sfondo scuro. È un'interpretazione bellissimo. Quindi appuntamento a Dorolì. Appuntamento a Dorolì, mi raccomando, non mancate perché è un'occasione straordinaria quella che sta avvenendo in questo periodo. Ancora 19 giorni, ancora quindi 19 c'è giorni. Tempo. Vi aspettiamo, davvero, con grande gioia. Grazie Dorotea. Grazie.